Facciamo delle bruschette con cozze e delle bruschette con fagioli e cozze. Gli ingredienti sono: per le bruschette con cozze e fagioli, 2 spicchi di aglio, 2-3 pomodorini, 2 cucchiai di salsa di pomodoro, mezza carota, un po' di sedano, 6-7 cucchiai di fagioli cannellini, acqua dei fagioli quanto basta, prezzemolo, peperoncino, 20-25 cozze, olio extravergine, sale se serve, 4 bruschette. Per le bruschette con le cozze, 1 spicchio di aglio, 6-7 pomodorini, 5 cucchiai di salsa di pomodoro, 30-40 cozze, prezzemolo, peperoncino, olio evo, 4 bruschette. Mettiamo a soffriggere il nostro aglio. Per quanto riguarda la zuppetta con cozze e fagioli, mettiamo 2 spicchi, mentre per quanto riguarda invece la zuppetta solo con cozze, ne mettiamo uno solo. Allora, per fare i nostri fagioli con le cozze, incominciamo a mettere nell'aglio che è stato soffritto. Un po' di pomodoro, mettiamo, la nostra carota e il nostro pezzettino di sedano e poi mettiamo un po' di acqua dei nostri fagioli. Alziamo di nuovo la fiamma e facciamo andare un poco questo, diciamo, soffrittino. Mettiamo anche per quanto riguarda solo le cozze il pomodoro. Schiacciamo un poco, abbassiamo la fiamma. Mettiamo il prezzemolo. Un poco di peperoncino, e facciamo fare questa salsina. Una volta che la nostra salsina per i fagioli con le cozze si è consumata, mettiamo un poco di prezzemolo anche qui, un poco di peperoncino. E cominciamo a mettere i fagioli. Fatto questo, alziamo un poco, facciamo prendere gusto ai nostri fagioli e nel frattempo mettiamo le nostre cozze nella salsina, quella lì solo per fare le nostre bruschette con le cozze. Adesso prendiamo un coperchio e le copriamo, le facciamo aprire, poi le leviamo o le puliamo e le rimettiamo dentro pulite. Chiaramente le abbiamo messe per far uscire tutto il loro gusto. Bene, ora metteremo le cozze anche in questo sughetto e facciamo la stessa cosa, le facciamo aprire e poi dopo le
vedremo, le puliamo e le rimettiamo pulite. Ecco qui, copriamo anche queste, come abbiamo fatto con queste, e aspettiamo che si aprano. Ecco, abbiamo levato la maggior parte delle cozze dalla valva e le abbiamo messe nel studetto. Abbiamo rimasto, diciamo, 5-6 cozze per guarnire poi le nostre bruschette. Lo stesso abbiamo fatto per quanto riguarda quelle con le cozze e i fagioli. Al momento di servire ricordiamo sempre di levare sia la carota, il sedano e gli agli dall'uno e dall'altro. Serviamo subito prima che il pane si ammorbidisca.